L'Alba Verde alla ripresa del campionato riparte da dove aveva cominciato con una convincente vittoria con il massimo scarto contro il Todo Sport. La formazione nissena si è presentata al giro di boa del campionato con 35 punti, 4 in più della scorsa stagione, che valgono un secondo posto a un punto dalla vetta, contro il terzo posto della stagione passata che distava ben 4 punti dal primo posto. Forte di una classifica incoraggiante, la compagine nissena non ha mostrato cedimenti a Vibo Valentia, con un successo che ha ratificato la qualità del gruppo andando oltre le caratteristiche delle singole individualità. Solo nel primo set le ragazze di Relato hanno sofferto nella parte centrale del parziale, rischiando sul 23-22, ma trovando in extremis il bandolo della matassa. Nelle altre due frazioni di gioco, Moneta e compagni hanno gestito la gara con autorevolezza, dettando i ritmi del gioco e non permettendo mai alle padrone di casa di rientrare in partita. Volley Serie B2 Girone L, risultati della 14ª giornata di campionato. Todo Sport Alba Verde 0-3. Paola Funivia Etna 0-3. Brigo City Confer Palermo 3-2. Volley Palermo Cuscatania 0-3. Volley Regione La Saracena 3-0. San Lucido Catania Volley 3-0. Gioiosa Modica 0-3. La classifica: Modica 39, Alba Verde 38, Cuscatania 37, Funivia Etna 32. Volley Region 31, La Saracena 22, San Lucido 18, Brico City e Volley Palermo 17, Paola 13, Gioiosa e Todo Sport 10, Confer Palermo 8, Catania Volley 2. Ovviamente ci siamo preparati tutta la settimana perché anche le partite che ci possono sembrare facili, diciamo, sono sempre quelle più, che ci mettono sempre più in difficoltà e abbiamo visto tanti set persi che ce l'hanno dimostrato. Però la nostra forza è l'unione, essere squadra e quindi quando giochiamo tutte insieme riportiamo a casa grandi risultati. È un campo non facilissimo, quindi ci sta che devi prendere un po' le misure, però ripeto, abbiamo dimostrato quello che siamo, come l'abbiamo dimostrato tante altre volte e dobbiamo continuare a farlo per arrivare al nostro obiettivo finale. Finalmente abbiamo ricominciato a giocare, adesso sono contento che si vada avanti fino alla fine senza pause perché in effetti secondo me ne abbiamo fatte troppe. Comunque al di là di questo vale per noi come vale per tutti quanti. Oggi sì, nel primo set abbiamo un po' sofferto, però devo anche fare i complimenti alla squadra avversaria perché si vedeva che aveva studiato bene alcune situazioni e su quelle situazioni effettivamente ci avevano messo in difficoltà. Poi dal secondo set abbiamo cambiato qualcosa con qualche accorgimento, pescando delle risorse dalla panchina, siamo riusciti ad indirizzare la partita in un modo più favorevole a noi, diciamo, ecco.